Bella a tutti ragazzi, qui è Giulio Tressante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui con un nuovo mini FAQ Time. Prima di partire con le domande ragazzi, come sempre vi invito a lasciare la vostra domanda qui sotto nei commenti, perché nel prossimo FAQ Time prenderò le domande da qui sotto. Prima però di partire ancora con le domande, vi devo dire una cosa importantissima. Come voi sapete ragazzi, io faccio praticamente quasi una volta al giorno una live su Periscope, e devo dire che mi sta piacendo davvero tantissimo. E ho promesso, diciamo, in una live di salutare le persone che mi hanno lasciato più cuori in tutti questi giorni di live. Ho la lista segnata qua, sono davvero in tantissimi quelli che devo salutare, perché davvero mi avete lasciato tantissimi cuori. Infatti vi faccio vedere il mio profilo. Eccolo qui ragazzi, guardate qua quanti cuori, 209.000 cuori. Quindi davvero qualcosa di incredibile. Quindi iniziamo a salutare Zetaru, Aldo Barbieri, Nicola Monda, AleGamer89, FlashSuper27, Apicella Roberto, Daniele Inghilterra, Calogero Ferrante, Gianluca, Paolo Varchetta e Ale Piaz. Questi qui sono quelli che mi hanno lasciato più cuori di tutti nelle ultime live. Quindi ragazzi, se volete essere salutati anche voi, basta seguirmi su Periscope. Mi chiamo Giuse360. Ormai Periscope è su quasi ogni telefono, quindi basta scaricarlo ed è molto molto bello, e sono praticamente in live quasi tutti quanti i giorni. Detto questo, partiamo subito con le domande. La prima ce la fa Duchino, che ci chiede: Giuse, quest'anno è stato meglio FIFA 15 o PES 2015? Come lo vorresti FIFA 16? Su FIFA 15 fai tanti tiri e non riesci a segnare l'avversario, fa un tiro e un gol. Ti dà fastidio? Allora, innanzitutto io penso che quest'anno è stato meglio FIFA 15 dal punto di vista della carriera allenatore, della carriera giocatore nettamente superiore. Per quanto riguarda l'online, ragazzi, FUT non mi è piaciuto proprio quest'anno, quindi ha perso tantissimi punti FIFA per colpa di FUT, però secondo me, facendo un bilancio, comunque FIFA rimane in vantaggio. Come lo vorresti FIFA 16? Lo vorrei praticamente senza nessun bug. La carriera giocatore e la carriera allenatore vanno benissimo così, io mi diverto tantissimo. Invece sistemerei molto l'ultimate team. E per quanto riguarda l'avversario, quando fa un tiro in porta, sì, mi fa davvero tantissimo fastidio, e quindi spero che possano sistemare anche questa cosa, non magari non facendo segnare l'avversario, però facendo delle squadre che tirano molto di più e fanno meno possesso palla. La seconda domanda ce la fa I Love Football, che ci chiede: Giuse, con quale programma monti i video? Questa domanda l'ho risposta davvero tantissime volte, però visto che ultimamente me la state facendo in tanti, quindi lo dico di nuovo: uso Sony Vegas appunto per montare i video. Lo consiglio a tutti perché io mi trovo benissimo, è molto facile da usare e quindi io ve lo consiglio. Prossima domanda, Alessandro Casagli, che ci chiede: Fac, secondo te qual è il prezzo di Higuaín e di Pepito Rossi? Allora, secondo me il prezzo di Higuaín adesso è intorno ai 40 milioni, ragazzi, non 94 milioni come la clausola, come dice il presidente, però secondo me si aggira sui 40 milioni. Invece la valutazione di Rossi, ragazzi, secondo me non va oltre i 15 milioni, 10-15 milioni per colpa degli infortuni. Adesso vediamo questa stagione come la fa, speriamo bene, perché è un giocatore che mi piace tantissimo, quindi speriamo per lui, però secondo me sui 10-15. Prossima domanda ce la fa Mariangela Mineccia, che ci chiede: Fa, qual è il tuo giocatore preferito della Premier League? È Eden Hazard, davvero ragazzi, giocatore fantastico, a me piace tantissimo. Poi la Premier League a me è un campionato che piace tantissimo, ci sono tanti giocatori che mi piacciono, io tifo Liverpool nella Premier League. Però se devo sceglierne uno ti dico Hazard. Prossima domanda ce la fa Tutto Calcio, che ci chiede: Se potessi scegliere di essere una persona diversa da te, chi sceglieresti? Oggi non riesco a parlare. Allora, ci ho pensato molto a questa domanda, e probabilmente scegliere di essere un calciatore, forse, magari o uno a livello mondiale tipo come Messi, oppure essere un calciatore tipo quelli delle giovanili, che magari c'è ancora tutta quanta la carriera davanti. Quindi magari essere, ad esempio, l'altra volta ho visto l'amichevole del Napoli e siamo andati tipo in campo gli ultimi 10 minuti con gente del 96 e del 98, quindi anche più giovane di me. Quindi diciamo che mi piacerebbe essere uno come Messi, diciamo già al top, oppure uno che forse lo diventerà. Prossima domanda ce la fa Manuel Tonini, che ci chiede: Fac, su FIFA 16 farai ancora sostanzialmente la carriera giocatore, oppure proverai nuove serie come Road to Glory, Road to Division 1? Bella Giuse, sei un grande. Grazie mille Manuel, Manuel, bella domanda. Allora, su FIFA 16, ragazzi, farò di tutto, perché intendo fare sia la carriera giocatore sia la carriera allenatore. Poi voglio fare il Road to Division 1 e vorrei fare anche una serie
che c'entra, diciamo, con il calcio femminile. Quindi adesso non so benissimo come possiamo usare le squadre femminili, però spero che ci sia almeno un piccolo torneo da poter fare con loro. E quindi diciamo che sono queste le quattro cose che farò sicuramente. Poi il Road to Glory e altre cose varie le vedremo più avanti, però queste quattro sono quelle con cui partiamo. La prossima domanda ce la fa Hedy Sfaya, che ci chiede: fa, qual è il tuo piatto preferito? Che paese del mondo hai visitato? Se puoi salutami, sei un grande. Grazie mille, ciao Hedy Sfaya. Allora, il mio piatto preferito, sarò scontato, ma è la pizza. Io adoro la pizza, quindi non riesco a stare senza mangiare la pizza più di 4 giorni. Infatti io la mangio ogni sabato, ma già dal giovedì inizio a sognarla. E quindi la pizza. Che paesi del mondo hai visitato? Allora, fuori dall'Italia sono andato solo una volta, e sono andato in gita in terza media, quando sono andato in Germania. Quindi non una città bellissima, però comunque sono andato in Germania. La prossima e ultima domanda ce la fa The Wolfer, che ci chiede: fa, cosa ne pensi del cambiamento di età media di YouTube? Per te è una cosa positiva o negativa? Perché? Allora, concludiamo con questa domanda, che è molto molto delicata, diciamo, visto che ci sono stati anche youtuber più grandi che hanno detto il loro parere, insomma. E quindi secondo me, ragazzi, a me non mi cambia niente. Le persone che hanno un'età bassa guardano soprattutto Minecraft. Io adoro Minecraft, e quindi diciamo che sono agevolato anche io da questo, visto che ci sono parecchie persone che hanno appunto pochi anni. Invece per quanto riguarda quel poco gruppo di persone che hanno diversi anni più avanti, come magari 20 anni, 18 anni, 19 anni, che guardano i video su YouTube, secondo me è buono lo stesso, perché comunque loro magari non guardano Minecraft, però si concentrano su altri video, magari come quelli di FIFA, sulla carriera giocatore e sulla carriera allenatore. Quindi secondo me a livello del mio canale non mi cambia nulla. Però secondo me a livello di YouTube, diciamo, è davvero una cosa un po' che dispiace soprattutto perché i youtuber che sto seguendo io adesso non stanno avendo gli stessi risultati che stavano avendo quando li ho conosciuti. Ad esempio sto parlando di Johnny Creek, di Gabbo, stanno avendo un leggero calo, diciamo, e quindi questo può darsi che è dovuto soprattutto al cambiamento di età, e quindi mi dispiace davvero tanto, perché sono youtuber che meritano molto di più di quelli che stanno avendo successo adesso, e quindi spero che magari tra un paio di anni possa ritornare come prima, così magari anche loro iniziano a fare di nuovo tantissime visualizzazioni, tantissimi risultati come li facevano un tempo. Quindi ragazzi, questo mini FAQ time è finito. Io spero che vi sia piaciuto. Come sempre vi da lasciare un bel like per supportare al massimo questi mini FAQ time che a me piace tantissimo fare. Seguitemi anche su Instagram e su Periscope, ragazzi. Se volete essere salutati potete seguirmi e lasciare tantissimi cuori, così nel prossimo video, magari nel prossimo FAQ time, vi rispondo. Quindi per questo video è tutto, noi ci vediamo con un prossimo video. Bella.